Ciao, sono Luca Mazzucchelli. Oggi voglio parlare del trauma psicologico e di come talvolta, per meglio affrontarlo, possano tornarci utili le patate. Il trauma psicologico rappresenta uno spartiacque all'interno della vita dell'individuo, per cui per la persona, da quel momento, ci saranno un prima e un dopo. Non voglio oggi parlare di come guarire da queste situazioni, ma voglio raccontare una storia per far riflettere su come, quando ci troviamo di fronte a una grande ingiustizia o un sopruso, il nostro modo di relazionarci a quanto accade possa fare talvolta la differenza. L'episodio che racconto è accaduto all'interno di un fatto storico che sicuramente conoscerai, l'attacco di Pearl Harbor. Un'operazione aeronavale che vide protagoniste le forze giapponesi, le quali, senza dichiarazione preventiva di guerra, attaccarono la flotta statunitense nelle isole Hawaii. L'attacco viene ricordato per la grande disfatta registrata dagli americani. In circa un'ora gli aerei giapponesi affondarono metà della flotta statunitense, mentre la metà restante fu fatta arenare o subì gravissimi danni. Ci furono molte vittime, ma anche dei superstiti. Gli studiosi dedicarono diverso tempo per studiare come queste persone reagivano alla situazione traumatica e si accorsero di una cosa curiosa. Alcuni sembravano non riuscire a ricominciare uno stile di vita normale, mentre altri sembravano riprendersi prima dei loro compagni e a condurre una vita tutto sommato soddisfacente. Dopo qualche tempo dedicato a studiare i superstiti, ci si accorse che coloro i quali sembravano riprendersi prima erano per lo più dei soldati che lavoravano in cucina, dei cuochi. Durante l'attacco, benché colti di sorpresa, riuscirono a salire sul ponte e a reagire a quello che stava succedendo loro con ciò che avevano a disposizione. Portarono sul ponte i sacchi di patate e iniziarono a tirare le patate ai caccia nemici. Ovviamente non riuscirono ad abbattere nessun aereo a loro stile, ma ebbero quantomeno un'opportunità molto importante, quella di reagire alla situazione laddove altri invece subirono passivamente ciò che accadeva. Ebbero la possibilità di fare qualcosa che, seppur apparentemente stupido, era stato capace di fornire loro un vissuto diverso da quello del rimanere inermi di fronte a quanto accadeva. È il vissuto di impotenza e di ingiustizia ciò su cui dobbiamo lavorare per cercare di dargli un significato e renderlo più tollerabile. Allora, la prossima volta in cui ti trovi in una situazione in cui ti senti alle strette e pensi di non avere via di scampo, chiediti: quali sono le patate che ho a disposizione per poter reagire a questa situazione? E utilizzale, anche se ti sembra una cosa stupida. Questo atteggiamento non sarà risolutivo e non ti impedirà di vivere il dolore, ma potrà facilitarti in futuro a trasformare quella che è una ferita, un momento di sofferenza e dolore, in feritoia, una base sicura e protetta dalla quale osservare il mondo, seppur inevitabilmente diverso da prima. E tu, che ne pensi? Ti sembra una follia? Sono disposto a parlarne. Scrivi i tuoi commenti e le tue impressioni nello spazio sottostante a questo video e, mi raccomando, iscriviti al mio video canale in modo da restare aggiornato sulle prossime puntate.